A Piazza San Pietro, con la beatificazione di Paolo VI, la presenza di Francesco e Benedetto XVI, si chiude ufficialmente il sinodo. La riunione dei vescovi ha approvato il documento finale, ma è mancato il consenso sui temi più caldi, divorziati ed omosessuali. In questo giorno della beatificazione di Paolo VI mi tornano alla mente le sue parole, dice Papa Francesco. Cerchiamo di adottare le accresciute necessità dei nostri giorni alle mutate condizioni della società. Dopo le reciproche accuse dei giorni scorsi, la prossima settimana governo e regioni si incontreranno per dialogare sui tagli previsti dalla manovra. Intanto è gelo tra Renzi e Chiamparino, disponibili a correzioni ma saldi invariati, spiega il Premier. Il governatore della Lombardia Maroni minaccia la rivolta fiscale, quello del Veneto Zaia, di ricorrere alla Corte Costituzionale. Dopo aver riempito Piazza Duomo per manifestare contro l'operazione Mare Nostrum e i clandestini, il segretario della Lega torna sulle battaglie del Carroccio. No all'euro, sospensione del trattato di Schengen e ripresa dei controlli alle frontiere, che martedì chiederà insieme a Marine Le Pen. Sogna di diventare sindaco di Milano, ma non esclude di essere il leader del centrodestra. Con Forza Italia il dialogo può tornare, ma mai con Alfano. A 3 anni dalla rivoluzione che ha portato alla cattura e all'uccisione di Gheddafi è sempre più alta la tensione in Libia. Non si ferma la violenza nella città di Bengasi, dove proseguono gli scontri tra forze governative e gruppi islamici. Europa e Stati Uniti minacciano nuove pesanti sanzioni alla Libia in un documento firmato da Regno Unito, Germania, Francia ed Italia. Negli anticipi della 7ª giornata la Juventus è fermata a sorpresa dal Sassuolo sull'1-1 e la Roma si rifà sotto. Giallorossi ora ad un solo punto dalla capolista dopo la brillante vittoria sul Chievo. 3-0 stasera Inter-Napoli, sfida verità per i due tecnici in bilico, Mazzarri e Benitez. In Australia intanto Valentino Rossi torna al successo in MotoGP sulla pista di Phillip Island, dove non vinceva da 10 anni. Il dottore è adesso secondo nella classifica mondiale. Buongiorno dal telegiornale della 7, benvenuti a questa edizione del telegiornale che vede in primo piano ancora i temi delle unioni tra omosessuali che dividono il mondo della Chiesa ed il mondo anche della politica, ma vede anche in primo piano Piazza San Pietro, il discorso oggi di Papa Francesco, molto importante, con il quale ha accompagnato le celebrazioni per la beatificazione di Paolo VI, il Papa che ha aperto proprio alla via del dialogo, alla strada delle riforme e allo stesso sinodo che chiude proprio adesso i battenti. Abbiamo seminato e continueremo a seminare con pazienza e perseveranza. Le parole di Francesco risuonano in una Piazza San Pietro affollata per la beatificazione di Paolo VI. Il Papa che risvegliò la Chiesa aprendo il Concilio Vaticano II, il Papa del Sinodo, del Dialogo e delle Riforme, il Papa che attraversò gli anni del terrorismo e dei fermenti sessantottini, il Papa amico di Aldo Moro, il Papa che commosse scrivendo alle Brigate Rosse «Vi prego in ginocchio per chiedere il rilascio dello statista». La Chiesa di Bergoglio oggi si presenta al mondo celebrando stessa dopo lo strappo consumato nel sinodo su gay e divorziati. Parla ai suoi vescovi, ai pastori della sua chiesa, Papa Francesco, ma non solo. Il sinodo, spiega, significa camminare insieme. Poi ricorda Paolo VI, lo definisce il grande timoniere del concilio e ricorda le parole con le quali Montini istituì nel 1965 il sinodo dei vescovi. Scrutando attentamente i segni dei tempi, cerchiamo di adattare le vie e i metodi alle accresciute necessità dei nostri giorni e alle mutate condizioni della società. Parole inequivocabili come quelle pronunciate ieri quando nell'intervento che ha chiuso il sinodo Bergoglio ha spiegato che la Chiesa non accoglie solo i giusti e che non ci si deve vergognare del fratello caduto, ma bisogna essere quasi obbligati a rialzarlo, a incoraggiarlo, a riprendere il cammino. E oggi con un sorriso, parlando proprio del sinodo, Francesco racconta: abbiamo lavorato con vera libertà. Libertà dunque, su questo aveva insistito il Papa chiedendo ai suoi
vescovi di esprimersi liberamente, di evitare bizantinismi, di avere il coraggio di esplorare vie innovative. E le sue richieste sono state soddisfatte perché, nonostante le lacerazioni, nonostante il sinodo non abbia raggiunto la maggioranza qualificata dei 2/3 su accoglienza ai gay e comunione ai divorziati, questi 2 temi sono entrati ufficialmente nell'agenda della Chiesa. Sarebbe stato impensabile solo qualche anno fa. È la prima volta che in un testo sinodale si legge infatti che gli uomini e le donne con tendenze omosessuali devono essere accolti con rispetto e delicatezza. Un capoverso spinoso che ha ricevuto 118 voti favorevoli e 62 contrari, i numeri che possiamo conoscere perché Bergoglio ha voluto trasparenza su un testo così delicato e ha anche deciso di rendere noto il numero dei voti di ciascun paragrafo del documento. Anche in questo si legge il segno rivoluzionario del Papa venuto dall'altra parte del mondo, il Papa che, tolti i paramenti sacri, saluta con affetto fuori da ogni protocollo il suo esercito di cardinali e che ieri, con la sua speciale semplicità e franchezza, ha voluto salutare così i giornalisti. Io vorrei ringraziarvi del vostro lavoro e grazie tante a voi e ai vostri colleghi per il lavoro che avete fatto. Grazie tante. Grazie. Grazie. Dopo questi saluti e questi ringraziamenti torniamo sul tema delle questioni delle unioni proprio fra omosessuali, perché come dicevamo in apertura di telegiornale questo tema non divide e spacca solo il mondo della Chiesa e il mondo cattolico, ma anche quello della politica. Sulle unioni gay vogliamo arrivare a una proposta condivisa della maggioranza e prima di tutto il dialogo deve essere con il nuovo centrodestra. Il giorno dopo la bufera che si è abbattuta sul Campidoglio, il ministro per le riforme, Maria Elena Boschi, conferma quanto già detto da Renzi, cioè che il governo ha intenzione di procedere velocemente verso una legge che riconosca i diritti delle coppie di fatto e quindi anche quelle omosessuali, lasciando chiaramente intendere che è proprio il partito di Angelino Alfano lo scoglio maggiore da superare. Sul tema, infatti, il ministro dell'Interno non ha intenzione di retrocedere di un millimetro, anzi, dopo che il sindaco di Roma, Ignazio Marino, l'ha sfidato trascrivendo ieri nei registri del Comune 16 matrimoni contratti all'estero fra persone dello stesso sesso, Alfano lucida le armi ed è pronto a dare battaglia insieme al prefetto della capitale Giuseppe Pecoraro affinché le registrazioni vengano cancellate pena l'annullamento. Se ci sarà una nuova legge noi la faremo valere, ma per ora ho l'obbligo e il dovere di attuare quella che c'è. Per questo la firma di Marino non ha alcun valore giuridico, osserva Alfano in un'intervista alla Repubblica, dove si dice pronto ad intervenire sul codice civile per una maggiore tutela patrimoniale delle coppie gay, ribadendo comunque il suo no ai matrimoni e alle adozioni per le coppie omosessuali. Certo, confortato anche dalla dura posizione della diocesi di Roma, una mistificazione sostenuta a livello mediatico e politico, e della Conferenza Episcopale Italiana che ha definito il gesto di Marino una arbitraria ed inaccettabile presunzione messa in atto proprio a Roma in questi giorni di sinodo della famiglia. L'opposizione del nuovo centrodestra ad una legge che i vertici del PD ritengono ormai matura avrebbe però più effetto nel governo che in Parlamento. Lì infatti il PD può contare sull'inaspettata apertura di Berlusconi alle unioni gay, vedi cena d'Arcore di lunedì scorso con Vladimir Luxuria, anche se all'interno di Forza Italia gli umori sono diversi. Ignazio Marino è un incapace, un irresponsabile, il suo gesto apre alle adozioni gay, agli uteri in affitto, a mostruosità che non potremo tollerare, attacca il senatore azzurro Maurizio Gasparri. L'attentato alla famiglia, l'apertura a manipolazioni genetiche e adozioni innaturali sono una cosa inaccettabile. Marino intanto prosegue sulla sua strada. Difenderò la mia scelta fino in fondo, spiega il sindaco di Roma, che si dice pronto a ricorrere anche all'Unione Europea se le registrazioni saranno annullate. La manovra approvata in settimana continua a far discutere, soprattutto impatta con lo scoglio delle regioni. Se da un lato il presidente della conferenza Stato-Regioni Chiamparino è per tentare la strada del dialogo col premier Renzi, dall'altro c'è un irrigidimento da parte del leader della Lega Maroni che invece propone una battaglia a colpi di scioperi fiscali.
La legge di stabilità divide ancora le regioni. Da una parte il governatore del Piemonte, presidente della conferenza Stato-Regioni Chiamparino, apre al confronto con Renzi. Dall'altra il governatore della Lega Maroni evoca lo sciopero fiscale, mentre il ministro per le riforme Boschi a ribadire è necessario che tutti taglino le spese. In ballo dunque sempre quella sforbiciata di 4 miliardi chiesti alle regioni e la necessità che qualunque proposta di modifica dei tagli rientri all'interno di saldi invariati. A Palazzo Chigi si è pronti al confronto mercoledì o giovedì, l'incontro così come richiesto dalle regioni. La nostra volontà è di trovare un accordo, ha ribadito Chiamparino, non fare i masagnelli per avere visibilità politica. E la proposta è quella di affiancare i tagli delle regioni anche quelli dei ministeri. I risparmi devono iniziare da Roma, dicono i governatori, ma l'ombra degli scandali sulle spese pazze che hanno investito più di una regione ha suggerito agli amministratori PD a tirare il freno ed abbassare i toni. La trattativa preme a tutti, soprattutto per evitare di dover ridurre servizi importanti per i cittadini come sanità e trasporti. Anche i comuni temono di dover alzare le imposte locali. D'altra parte i ministri Poletti e Lupi fanno notare che la scure sui ministeri è già calata. A rialzare i toni dello scontro ci sono però i governatori della Lega, Maroni e Zaia, che non capiscono perché regioni con i conti sanitari a posto debbano tagliare questa voce di spesa. Maroni rilancia: applichiamo i costi standard a tutti i settori, così vedremo regione per regione chi spreca e chi no. E poi la sfida: siamo pronti a fare la rivolta fiscale contro una legge di stabilità che costringe ad aumentare le tasse e tagliare i servizi. I tagli del governo sono inaccettabili e insostenibili, perché dovremmo chiudere ospedali per garantire le prestazioni, conclude il governatore della Lombardia. Zaia prende di mira il collega Chiamparino e i governatori del PD. Nel giro di 10 ore hanno cambiato posizione, neanche la pattuglia acrobatica sa fare di meglio. Il governatore del Veneto alza il tiro. Renzi ha fatto un discorso da populista e ruffiano. Se la legge di stabilità viene approvata così com'è, io la impugno davanti alla Corte Costituzionale. Contro la legge di stabilità si schiera anche il leader di SEL, presidente della Regione Puglia, Vendola. Non voglio mediare un fico secco. È una stangata insopportabile in un momento in cui nella sanità regionale abbiamo bisogno di investire. Abbiamo aperto le porte a tutti quelli che vogliono tornare. Silvio Berlusconi, in un intervento telefonico ad un'iniziativa di Forza Italia nelle Marche, rinnova la sfida all'ex Delfino Alfano. E porte chiuse invece, aggiunge, per chi ritiene ancora giusto stare al governo con la sinistra. Nel suo intervento Berlusconi ha bocciato la riforma della giustizia. Sappiamo di doverci molto preoccupare perché i giustizialisti non possano prevalere con norme che limitino la nostra libertà. E poi dice: sogna appunto una vittoria senza alleati. E la Lega di Matteo Salvini invece a sua volta riempie le piazze a Milano e a Piazza Duomo soprattutto, convince con la sua linea dura, la linea dura intrapresa dal Carroccio contro l'euro e contro la cosiddetta, da parte loro, Roma ladrona. È stata la manifestazione della svolta. Matteo Salvini riempie Piazza Duomo e guida la Lega definitivamente a destra e fuori dai confini della Padania, contro Bruxelles eurocratica più che contro Roma ladrona. Del vecchio stampo del Carroccio, probabilmente dopo la giornata di ieri, è rimasta solo la guerra all'immigrazione clandestina, dai bingo bongo di Bossi e Borghezio al mare mostrum del segretario. A Milano ieri bandiere nere di Casa Pound e pezzi di corteo meridionale. L'ex comunista padano Salvini ha completato la metamorfosi lepenista. Martedì prossimo a Bruxelles, fra l'altro, incontrerà proprio Marine Le Pen, la leader del Front National, per proporle una battaglia sulla sospensione del trattato di Schengen. Sui contenuti, sui progetti io non ho imbarazzo a parlare con nessuno, sulle crisi aziendali io parlo con la FIOM CGL se ha le idee chiare, sull'immigrazione clandestina parlo con tutti, ieri c'era Casa Pando, ma c'erano i tranvieri, c'era la Casalinghe, c'erano gli agricoltori, quindi è una Lega che cresce, una Lega che coinvolge, una Lega che appassiona. Non c'è dubbio che dal punto di vista della Lega la manifestazione di ieri sia stata un successo su un campo non così scontato. Milano, città dove ieri c'è stato anche un controcorteo antirazzista, non è mai stata un terreno facile per il Carroccio, neppure prima della rivoluzione arancione di Pisapia.
Salvini, che neanche così sotto sotto da sempre punta a fare il sindaco, finora è riuscito a far digerire ai vecchi leghisti, quelli che ancora sognano la secessione e la proclamazione dell'indipendenza dei popoli padani, l'incubazione di una Lega Sud, un partito da Roma in giù. Avrà un altro nome che comunque conterrà la parola Lega e sarà solo federata con il Carroccio per salvare l'etichetta originale. O la Lega che sbarcherà anche al centro e al sud entro quest'autunno, anche perché il sud ha bisogno di autonomia. Il sud non ha bisogno di 20.000 forestali che non fanno una mazza o dei falsi invalidi. C'è tanto sud che vorrebbe sfruttare il turismo, l'energia, l'agricoltura, liberandosi da Bruxelles, quindi siamo a loro disposizione. Di sicuro Salvini non si alleerà mai con Alfano, il ministro di Mare Nostrum. Con Berlusconi invece è un'altra storia. Al di là delle ritrosie di facciata, Forza Italia e Lega alle elezioni regionali in Emilia a novembre hanno già l'accordo e un candidato comune, il sindaco leghista di Bondeno, Alan Fabbri. Sbarcheranno fra poche ore i 277 profughi soccorsi ieri nelle acque del canale di Sicilia da una nave della Marina Militare impegnata nell'operazione Mare Nostrum, mentre 50 migranti sono arrivati ieri sull'isola di Marettimo, la più lontana dalle isole Egadi rispetto alla costa trapanese, a bordo di un piccolo peschereccio. I profughi, che sono sbarcati in una zona impervia e difficilmente raggiungibile, sono stati soccorsi da una motovedetta della Guardia Costiera con una zattera di salvataggio. A bordo c'erano anche 5 bambini, uno di loro ha avuto bisogno di urgenti cure mediche. E sta per iniziare una settimana molto importante sui mercati finanziari, perché è principalmente su di essi che vedremo gli effetti di alcune iniziative che verranno intraprese in via eccezionale dalla Banca Centrale Europea, alla cui guida c'è l'italiano Mario Draghi, come sappiamo. E di queste iniziative la prima a scendere in campo sarà una forte emissione di denaro a vantaggio e a sostegno di tutte le economie europee, anche di quelle che si trovano in condizioni migliori come la Germania. Non sarà lui a premere personalmente il bottone, ma in fondo è come se lo facesse domani mattina da qui, dalla Banca Centrale Europea, attraverso le banche centrali dei paesi dell'Eurozona, si darà avvio alla pioggia dei miliardi. E l'uomo della pioggia, si sa, è lui, Mario Draghi, il più internazionale degli italiani e anche il più potente. 1.000 miliardi sono tanti, magari se ne accorgeranno le borse, chissà se ce ne accorgeremo noi. Usciremo di casa come sempre, però pare che domani qualcuno in alto sopra le nostre teste farà partire il grande piano di salvataggio dell'euro, dell'Europa e si spera però degli europei, tedeschi compresi, sebbene per antonomasia siano sempre contro. 1.000 miliardi sono tanti, è proprio vero. Sono 2/3 per esempio della nostra ricchezza nazionale, valgono come una trentina di banche grandi come Unicredit o anche sono l'equivalente di sempre una trentina di nostre finanziarie. Quasi incredibile, ma tutto questo si fa perché aumenti l'inflazione e si riporti verso il 2%, capito? L'obiettivo è l'aumento del costo della vita, perché il suo contrario, la deflazione, è peggio. O padella o brace, non c'è mai scelta. Ci sono 2 bottoni da premere comunque. Domani si comincia con quello dei covered bond e che saranno mai? Sono obbligazioni bancarie a rischio basso e anche a basso rendimento. Però, comprandole, la Banca Centrale Europea fornirà contanti agli istituti di credito, che questi soldi dovrebbero poi girarli alle imprese, che a loro volta dovrebbero avere più spazi per investire e assumere. Il giro è questo ed è esattamente lo stesso che ha portato il governo a varare una manovra su misura più confindustriale che nazional-popolare. La prima cartuccia fu spesa per i consumi, ha fallito, la seconda e ultima si impiega per gli investimenti e si vedrà. Ma se la concertazione con i sindacati è diventata optional, quella tra piani alti è probabile. Dalla BCE a scendere si è deciso di puntare sulle imprese, dare loro vantaggi, soldi e strumenti. Domani le borse riaprono i battenti. La settimana scorsa hanno vissuto il panico di chi a un certo punto si accorge di aver costruito castelli sulla sabbia, per cui sono scese e tanto. Mentre nel frattempo risaliva lo spread e il termometro per giudicare la febbre sui conti pubblici. I nostri sperano di cavarsela con l'esame a Bruxelles, ma la commissione non è di quelle tenere. Ad Hong Kong adesso, dove per la seconda notte consecutiva ci sono stati dei violenti scontri tra le forze dell'ordine e i giovani manifestanti che ormai da quasi un mese protestano contro le autorità di Pechino e chiedono elezioni realmente democratiche per l'ex colonia britannica. Negli scontri decine di poliziotti in tenuta antisommossa hanno usato i manganelli e gas urticante per spingere indietro la folla che si proteggeva con centinaia
migliaia di ombrelli, divenuti il simbolo a questo punto della protesta. Domani è previsto un incontro tra i rappresentanti del governo e i leader della protesta studentesca. A 3 anni da quella rivoluzione che ha portato alla cattura e poi all'uccisione di Gheddafi, riprendono le tensioni in Libia. Parigi, Washington e Londra, Berlino e Roma. Del gruppo di promotori del documento congiunto, solo la Germania nel 2011 scelse di non far parte della coalizione internazionale che con i raid aerei in Libia portò alla cattura e alla barbara uccisione di Muammar Gheddafi. Era il 20 ottobre di 3 anni fa e quasi a celebrare l'anniversario Stati Uniti, Francia, Gran Bretagna, Italia e stavolta anche la Germania sembrano riscoprire l'emergenza della crisi libica da mesi nel caos con una guerra civile che ha provocato decine di migliaia di vittime. Condanniamo con forza i crimini commessi dai gruppi legati ad Ansar al-Sharia, sostengono i 5 paesi firmatari del comunicato. La Libia è a rischio se i gruppi terroristici internazionali continueranno ad agire indisturbati. Ma con il poderoso arsenale bellico del vecchio regime, saccheggiato dalle decine di gruppi tribali in guerra tra loro, i mercanti d'armi internazionali che fanno affari d'oro e le formazioni jihadiste sempre più attive, una soluzione militare è impossibile. Finora gli sforzi diplomatici non hanno dato risultati, manca addirittura un accordo sulla città che deve ospitare la sede della Camera dei rappresentanti eletta nel giugno scorso e gli ultimi negoziati a Tripoli e Gadames per un cessate il fuoco sono falliti. L'America e i grandi dell'Unione Europea si dicono allora pronti ad adottare la risoluzione 2174 del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, ovvero sanzioni individuali contro chi minaccia la pace, la stabilità e la sicurezza nel paese. Una linea ancora da precisare nei dettagli d'applicazione, ma che colpirebbe di più soprattutto l'Italia. Tra il 2008 e il 2010 le quote di petrolio libico hanno toccato il 30% del nostro fabbisogno. Tripoli è sempre stata il primo fornitore dell'ENI e seppure con grandi difficoltà recentemente la produzione negli impianti italiani era migliorata. Le possibili sanzioni poi si aggiungerebbero all'embargo occidentale nei confronti della Russia. Il metano della Gazprom copre quasi il 40% del consumo italiano. È vero che l'estate quest'anno sembra non finire, ma il freddo presto arriverà e comunque dal 1 ottobre la bolletta del gas è già aumentata del 5,4%, tutta colpa della crisi ucraina, secondo l'autorità per l'energia che ha autorizzato i rincari. È ancora in corso ad Assisi la tradizionale Marcia della Pace, partita questa mattina da Perugia, in testa al corteo formato da migliaia di persone, 100.000 per la verità, secondo gli organizzatori. La grande bandiera, ecco, in testa al corteo con i colori dell'Iride. Il tema scelto quest'anno è 100 anni di guerre bastano. Per questo al via sono risuonati 100 colpi, 100 esplosioni, proprio a scandire i 100 anni di guerra in ricordo delle tante stragi che ancora oggi ci sono nel mondo. All'arrivo ad accogliere i partecipanti ci sarà appunto la presidente della Camera, Laura Boldrini, che per la verità ci dicono si è anche proprio unita al corteo. Alla partenza anche Don Luigi Ciotti. Insomma, quindi una larga partecipazione anche dei rappresentanti delle istituzioni più alte dello Stato. Veniamo adesso al calcio con i risultati degli anticipi della 7ª giornata, quindi quelle partite che si sono svolte ieri e poi le partite che sono in programma e che si svolgeranno questa domenica. Quella della Juve resta una media da scudetto. Allegri cerca di guardare il lato positivo, ma sa bene che contro una Roma così organizzata e determinata, serate come quella di Reggio Emilia, la Juventus le deve evitare. Il tesoretto accumulato nella sfida dei veleni è stato quasi interamente dilapidato, resta un punto il vantaggio su Garcia. Nello stadio che la scorsa stagione gli costò la panchina del Milan, Allegri vive ancora una serata difficile. La sua Juve parte lenta e fa prendere coraggio al Sassuolo. Zaza conferma di possedere grandi doti, non solo in occasione della rete del vantaggio, mentre la Juve con Pirlo appannato fatica con le punte a concretizzare la grande mole di gioco. È Llorente l'anello debole del discorso bianconero, non morde, gioca solo di sponda, mentre Tevez lotta su tutti i palloni recuperando quello che serve a Pogba per rimettere in equilibrio il punteggio. 6 mesi dall'ultima rete con la Juve,
pungolato a dare di più da Allegri. Il francese ha preso la squadra sulle spalle. Gol alla Del Piero, tecnica, classe e potenza. L'uomo che può ancora una volta fare la differenza per il titolo. La Juve ha tirato poco in porta e quando lo ha fatto ha trovato un super Consigli. A niente è servito l'arrembante 4-2-4 finale con Coman e Giovinco. Urge adesso una reazione immediata in Champions contro l'Olympiacos. Capacità, quella di reagire, che non manca alla Roma, che durante la sosta ha mantenuto la rabbia scaricandola nel 3-0 contro il Chievo. Partita che dura 5 minuti, il tempo di mandare in rete destro. Tempi e numeri su cui riflettere. Quinta vittoria casalinga senza subire reti, 10 invece i gol segnati nei primi tempi a raccontare dell'atteggiamento giallorosso. Protagonista assoluto ancora una volta Francesco Totti. Gioca 60 minuti, mette piede nel 60% delle azioni pericolose della Roma. Basti vedere l'assist agli Aic, poi segna sul rigore, un rigore accolto dai fischi e dalle ironie dell'Olimpico, dove martedì arriva il Bayern. Oggi l'attenzione si sposta su San Siro, dove Mazzarri si gioca l'Inter, in croce e suggestioni contro il Napoli di Benitez davanti a 50.000 paganti, mentre il Milan con Torres nella spesso fatal Verona. Così per il calcio, ma questo fine settimana è segnato anche dai motori, in particolare dalle due ruote, dal Gran Premio MotoGP che si è svolto in Australia e che ha portato ancora una volta al successo Valentino Rossi sulla pista di Phillip Island, dove non vinceva da 10 anni a questa parte. Adesso Rossi è secondo in classifica. Vittoria 108 in carriera, 82esima in MotoGP su 250 gare, 6° in Australia, 10 anni dopo l'ultimo. Statistiche mostruose che però non rendono la dimensione assoluta di Valentino Rossi, perché la forza del 35enne Valentino è quella di affrontare il Gran Premio numero 310 in carriera come se fosse il primo. Odore di benzina nelle narici, risalendo dall'ottavo posto in griglia, mentre gli altri giocavano al moto scontro 9, le cadute alla fine della gara. Profumo della battaglia, battaglia vittoriosa durata 5 giri buoni con il compagno rivale di Yamaha, Jorge Lorenzo, in lotta per il secondo posto del mondiale, piegato alla fine anche da una gomma difettosa. Aroma soave della vittoria quando davanti a tutti un sazio Marc Marquez è andato giù, fresco bicampione del mondo sulla sua inarrivabile onda, ma anche alla terza caduta nelle ultime 4 gare. Rossi è tornato a fare calcoli solo dopo l'arrivo. Seconda vittoria in stagione dopo il Mugello e più 8 in classifica su Lorenzo, graziato dalla caduta all'ultimo giro di Crashlow che ha privato la Ducati del secondo gradino del podio. 8 punti che forse renderanno più incerto il faccia a faccia tra gli alfieri Yamaha nelle ultime 2 gare che mancano, ma che non rendono meno certo il fatto che tra una settimana in Malesia Valentino Rossi non userà pallottolieri. A Sepang sarà solo un'altra gara da vincere. Quindi entusiasmanti queste immagini di questa vittoria. Adesso noi facciamo una brevissima pausa per la pubblicità e poi ci ritroviamo tra poco. Restate con noi. Ben ritrovati in diretta alla linea al TG Cronache. Grazie per l'attenzione e buon proseguimento.